Ciao, bentornati sul canale. Oggi vi presento un gioco, visto che è luglio, vi presento un gioco estivo dove ci sono i pesciolini e dove c'è l'acqua, che si chiama Barracuda. Da 3 a 5 persone, da 20 a 45 minuti, dai 10 anni in su. Questo è il retro, così lo vedete. Immagino che abbiate capito che non è un gioco di pesciolini, ma andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Allora vi lascio con la battuta del giorno, che è questa. Cosa fa, visto che è estate, cosa fa un cactus per rinfrescarsi? Cosa fa un cactus per rinfrescarsi? Beve bibite fresche alla spina. Bene, dopo questa battuta andiamo direttamente al gioco che appunto, come dicevo, non è un acquario, non c'entra il mare e non c'entra i pesci. C'entra un po' un qualcosa, però non c'entra i pesci. Bene, ciao da Mario e vediamoci il filmato dell'unboxing e delle regole di gioco. Ciao. Allora, apriamo Barracuda, facciamo il nostro bel unboxing e vediamo di cosa si tratta, se di pesciolini in acque estive e fresche oppure di altro. Fare l'unboxing è sempre una bella cosa perché a parte spacchettare il tutto c'è un odore di nuovo, il che è come avere un'auto nuova che quando ci sali per la prima volta si sente quel bel profumo. Allora, Barracuda, di cosa si tratta? Allora, Carambola 5000, 5000, Barracuda 6000. Queste sono tessere un po' grandine. Vediamo qua di cosa si tratta. Colibri, Gecko Bar, Green Turtle, Banana Bar. È estivo, ma sembra che parli più di bar che non di pesciolini in acqua fresca. Qui c'è anche un sacchettino che ci sarà. Ci sono tutti questi bei token giganti in legno e ci sono i soldi che non sono euro, ma sono soldi generici come quelli del Monopoli. Bene, direi che l'unboxing è stato fatto e adesso queste le mettiamo così, così lo chiudiamo bene e direi che possiamo andare a vedere il regolamento per vedere come si gioca a questo gioco. Speriamo che sia bello. La premessa è che l'ho pagato poco, però insomma, speriamo che sia bello lo stesso. Qui vediamo anche l'apertura delle banconote e vediamo che tagli ci sono. Allora, intanto le banconote, cioè come avete capito non si tratta di pesciolini e di acqua fresca, ma visto che ci sono dei bar si tratta di avere il monopolio. Questi qua sono soldi falsi, che c'è zero dappertutto. Qui ci sono 1000, 2000, 10.000, 5.000, benissimo. Si tratta di gestire dei bar, avere dei soci, esserne proprietari e alla fine il gioco finisce se uno fallisce e quindi vince chi ha più proprietà, più eccetera, oppure vince chi riesce a piazzare 5 dei suoi soci, 5 delle sue pedine in 5 bar diversi, perché qua appunto ci sono 1, 2, 3, 4, 5 e uno che va nel sacchetto. Questo gioco, il giro, non è né orario né antiorario, ma si mette una pedina di ogni colore nel sacchetto e si mescola e si estrae. Gioca chi ha la pedina che è stata estratta, dopodiché se ne estrae un'altra, eccetera, eccetera, finché tutti non hanno giocato. Bisogna ricordarsi di tenere sempre le proprie banconote a faccia in giù, nascoste, per non farle vedere agli altri, e anche quando si fanno le offerte, le banconote sono a faccia in giù, quindi chi riceve l'offerta non sa che tipo di banconote ci saranno dentro l'offerta. Questa cifra che vedete è l'affitto del bar che bisogna pagare, non al primo giro appena si è aperto il bar, ma diciamo dal secondo giro in poi. Ci sono dei bar da 5.000, bar da 3.000, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa quando tocca a noi è: uno, si paga l'affitto di tutti i bar in cui siamo gestori. Ad esempio, in questo caso ognuno ne ha uno, ma potrebbe essere che il blu ne abbia due e deve come prima cosa pagare l'affitto dei due bar. Dopodiché compie la sua mossa. Una cosa simpatica è il 3x2,
Cioè, se il verde gestisce tre bar, l'affitto viene pagato solo nei due bar, che hanno valore più alto. Quello col valore più basso non viene pagato l'affitto, quindi è una sorta di 3x2. Stessa cosa il 4x3. Se avete in gestione 4 bar, cioè il verde o il giallo ha in gestione 4 bar, paga l'affitto solo su 3. Il quarto bar, quello dal valore minore, non paga l'affitto. Allora, la mossa da fare, ad esempio, si può aprire un bar. Uno decide e dice: ok, io apro questo bar e gira, so, il giallo gira questo. Quindi non si paga l'affitto subito, come abbiamo detto, ma dal prossimo giro il giallo sa che dovrà pagare 5.000 più 5.000, 10.000 di affitto. Quindi non in questo giro. Se il rosso, quando tocca a lui, non sta gestendo nessun bar, è obbligato a aprire un bar e quindi gestire almeno un bar. Un'altra mossa che si può fare invece è riempire il secondo spazio del bar. Come abbiamo detto, ce ne sono due di spazi. Il secondo spazio è riservato al socio, cioè voi potreste voler diventare il rosso, potrebbe voler diventare socio di questo bar da 5.000 e quindi voler piazzare una sua essera qua come socio. Quindi come funziona? Funziona che il rosso dà delle banconote coperte al giallo e dice: io vorrei diventare socio del tuo bar qui. Se il giallo accetta, diventano soci. Se il giallo non accetta, niente. Si possono versare banconote da 1.000 a 12.000 euro, compreso le banconote false. Se però il giallo, appunto, non accetta l'offerta, mettiamo che l'offerta fosse stata di 6.000, se il giallo non accetta l'offerta, il rosso non diventa socio, ma il giallo deve versare alla banca 6.000. Quindi non li ha presi da lui, ma anzi gli tocca versarli. Quindi è positivo avere il socio, nel senso che si incassano queste 6.000, è negativo rifiutarlo, nel senso che vanno poi versati, il giallo deve versarli alla banca. Un'altra mossa che si può fare, oltre a quella di aprire un bar nuovo o tentare di diventare soci di un bar, è rilevare proprio il bar di un avversario. E la cifra da offrire, in questo caso ad esempio è 5.000 l'affitto, è dai 5.000 ai 12.000. In questo caso diventate voi il gestore del bar. Ovviamente, se voi riuscite a rilevare questo bar giallo, che magari aveva il bar giallo, aveva un socio verde, il rosso arriva, offre 7.000 e il giallo, che è il proprietario, accetta, questi due vengono tolti e il bar diventa del rosso. E quindi il posto torna vacante, quello del socio. Se invece l'offerta non viene accettata, cioè il proprietario col suo socio non accettano i vostri 7.000, devono dare a voi, stavolta quindi non alla banca, devono dare a voi i 7.000. Quindi voi fate la mossa di rilevare questo bar a 7.000. Se lo accettano, diventate voi il proprietario. Se non accettano, vi danno 7.000. Quindi abbastanza interessante come stimolo di gioco. Un'altra mossa che si può fare è quando un giocatore ha almeno 3 bar. Può mettere all'asta uno di questi. Invita gli altri giocatori a fare un'offerta che deve contenere almeno una banconota falsa. Se il giocatore accetta l'offerta, prende il denaro e cambia il proprietario, cioè quello che ha fatto l'offerta all'asta diventa proprietario. Se invece il giocatore rifiuta tutte le offerte perché non gli piace, non ce n'è una che gli piace, chiude il bar. E se c'era un socio in questo bar, il socio ritira la sua pedina. Adesso il bar risulta chiuso, quindi va girata la tessera a testa in giù. Quindi in questo caso il verde avrebbe perso, se il giallo non accetta nessuna offerta, e questo viene chiuso. Così. Per la chiusura del bar, il vecchio gestore, cioè quello che ha messo all'asta ma non ha accettato le varie offerte, deve dare alla banca 1.000. Un'altra mossa che si può fare è il last order, cioè pagare per essere gli ultimi. Cioè, verso la fine del gioco, anche a metà gioco, può darsi che i soldi scarseggino e magari siete proprio voi che non avete il denaro sufficiente per pagare o l'affitto dei bar o per fare una mossa, cioè fare un'offerta, comprare un bar, diventare socio, eccetera, eccetera. E dovete sperare che il vostro segnalino del colore, il vostro colore, venga sorteggiato alla fine, sperando appunto che qualcuno fallisca prima di voi. In realtà potete chiamare il last order e posare davanti a voi dei soldi coperti. Ci vuole sempre un massimo di 12.000 e ci vuole sempre una banconota
sempre compresa nell'offerta, in questo last order, e gli altri faranno lo stesso. Allora, in questo caso si mettono appunto il last order, si mettono le banconote coperte, si fa questo last order, poi si girano tutte le banconote. Ovviamente quello che ha versato più soldi sarà quello che non viene messo nel sacchetto. In questo caso il giallo offerto 0, il verde 0, il bianco 2000, il rosso 5000. Quindi questo è l'ultimo a giocare. Il verde e il giallo sono i primi perché hanno offerto 0 e 0 entrambi. Quindi giallo e verde vengono messi nel sacchetto e viene estratto chi è il primo giocatore. Poi dopo giocherà il bianco perché ha versato 2000. Dopodiché, come ultimo, giocherà il rosso perché ha versato 5000. In questo caso c'è anche il blu. Mettiamo anche il blu. Mettiamo che il blu abbia offerto anche lui 5000 oppure 2000. Ecco, facciamo 2000. Voilà. In questo caso, ecco, giocano prima verde e giallo estratti a caso. Poi bianco e rosso che hanno 2000 e 2000 estratti a caso e poi come ultimo il blu perché ha versato i 5000. E quindi queste banconote vengono tutte perse e vanno tutte alla cassa. Bisogna stare attenti ai bluff, però in questo modo fa perdere soldi agli altri giocatori. Si finisce il gioco quando quindi o 5 bar oppure e quindi ha vinto oppure fallisce, quindi ha perso, finisce il gioco e vince chi ha più soldi in saccoccia. Quando si fanno le offerte che si danno i soldi neutri, i soldi a zero, quindi uno fa un'offerta ad esempio di questo tipo a un altro giocatore, sembra che ci siano molti soldi, in realtà due sono zero, sono banconote false. Chi riceve l'offerta si può tenere i soldi falsi. Bene, comunque il gioco è tutto qua. Bene, eccoci qua, finale del gioco. Come avete visto non si tratta di pesciolini e non si tratta di mare azzurro e di estate, ma si tratta... Cioè più o meno l'estate c'è perché ci sono i bar, magari in isola ci sono tutti questi bar, bisogna gestire, contrattare, l'importante è non fallire, riuscire a fare questi 5 bar. Il gioco è simpatico, è un po' di sotterfugi, è carino, non costa tanto ovviamente perché è un giochino che costa poco, però è simpatico da 3 a 5 giocatori, perché ovviamente se si gioca in due non ha senso perché le offerte nascoste non ci sono in 2 giocatori, tu fai l'offerta a me, io faccio l'offerta a te, non... Bene, con questa vi saluto, vi lascio alla battuta o al colmo del giorno, cioè di questo gioco, che è cosa fanno due polli all'estremità della Terra? Questo è facile, eh? Cosa fanno due polli all'estremità della Terra? Fanno il polo nord e il polo sud. Bene, dopo questa battuta vi saluto, vi ricordo l'iscrizione al canale che è assolutamente gratuita, voi fate clic su iscriviti e uno in più è sempre bello vederlo. La campanella sapete che è per gli aggiornamenti, i nuovi giochi stanno arrivando, anzi sono arrivati, ma il più è trovare il tempo di fare tutti questi video. Bene, ci vediamo alla prossima, un saluto da Mario, Davide e Fabrizio che collaborano con giochi e con idee. Ciao, alla prossima!